Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Ciao! Oh. Volevo imitarti. Allora, benvenuti nel gioco, la mia amica Peppa Pig, che in realtà è sua amica, non è amica mia. E siamo alla parte numero 4 e vediamo un po' come continua la storia. Eravamo arrivati alla fine del museo, se non mi ricordo male, quindi vediamo un po'. Mi stai imitando a me? Continuiamo. Continuiamo. Allora, noi avevamo caricato, pensando che partisse dalla fine del museo, in realtà siamo partiti dalla casa di Peppa, quindi parte sempre dalla casa di Peppa, siamo andati giù dalle scale e sta succedendo qualcosa, e quindi iniziamo da qua. Sì. Prego, signorina. Prego. Faccio come sempre. Azione. Ah, eccovi qui. Peppa, oggi vi portiamo al Castello Ventoso. Il Castello Ventoso Wow. ha una torre molto Già alta. Da lì molto alta. riusciremo a Riusciremo a vedere vedere tutta tutta la la città. Evviva! Dinosauro! No, George, temo che non ci siano dinosauri lassù. Dinosauro! Però puoi portare il signor dinosauro con te. Dinosauro! Allora, perché voi due non Non andate piacciono ad i aspettarci in dinosauri? auto mentre noi Non finiamo è di piaciuto. Ah, ok, devi andare in Peppa! macchina, va bene. Ci andiamo subito! Loro hanno detto che andavano L'auto! Papà ci porterà detto che al andavano a Castello prepararsi, in Ventoso! realtà sono andati fuori. Vabbè. Ci sono dei lavori in Salve, signor corso. Toro. Non mi Che cosa ricordo. sta succedendo? Ciao, famiglia! Ciao, bambini! Stiamo effettuando delle riparazioni su questa strada. Che cos'è successo alla vecchia strada? Cioè, il signor Toro e il Radici signor degli alberi Rinoceronte. nelle vicinanze avevano causato dei rigonfiamenti che rendevano pericolosa la guida. Ah, giusto, Non che gli alberi fanno preoccupatevi, le ci radici, penseremo le io e il radici vanno signor sotto Rinoceronte. e Sarete rigonfiano occupati. Faremo l'asfalto. meglio ad andare. C'è un modo per passare. Sì, potete passare proprio accanto alla strada. Fate attenzione. Allora, io non ce la Capisco. faccio. Grazie. No, Arrivederci, signor mi Toro! spiace. Ah, ma sta guidando, guarda. Arrivederci, signor Papà Rinoceronte! Pig. Grazie per le riparazioni! Che gentile, hai visto alla fine? Hai aggirato i lavori in corso. Easy. Questo l'avevo già Wow! visto questa puntata di Eh cartone! sì, c'è anche nei Il cartoni. Castello Ventoso! Non hai mica finto, No. Tu, Più che un castello, Peppa e è la una sua torre. famiglia siete arrivati Il al Castello castello! Ventoso. Beh, assomiglia di più a una torre. Mai visto un Cioè, castello solo una torre è così lunga. grande? Ah, ok. Forse è un castello. Forza, Castello per entriamo. lungo, La forse. vista dalla cima è bellissima, Wow! Vedrai. Vediamo. No, è una torre. Vedi che vanno solo su, è una torre. È una torre Guardando circolare, dai, attraverso il telescopio può cilindrica. sembrare tutto più vicino. Perché non ti prendi un po' di tempo per dare un'occhiata? Ah, puoi girare tu, cioè, sai. Ok. Patata City! Patata Possiamo City. andarci, mamma, per favore? Ma Sono certo, tutte patate adesso che però, girano, ti hai oggi ci visto? godiamo Proprio il Castello patate, Ventoso. Se è Poi? patata L'asilo! City, però non c'è nessuno qui. L'asilo, ci siamo andati l'altra E poi a volta. quest'ora sono tutti. Dove c'era Madame Gazzella. Ed ecco la montagna Anche qua ci siamo innevata. C'è un stati. bellissimo panorama. Ma sembra molto freddo lassù. Sì, c'è la Abbiamo neve. trovato il museo! Il museo. Anche qua ci siamo andati. Museo? Dinosauro! Poi? Guarda, guarda! Vedo la signorina coniglio sulla sua mongolfiera! Lei ci ha accompagnato sulla Stava montagna, aspettando quindi. qualcuno da portare alla montagna Vedi? innevata. Oh, oggi sarebbe il giorno perfetto per andare in spiaggia. Qua non ci siamo mai andati. Quella deve essere la casa di E nonno e qui c'è anche la nonna. casa dei nonni. Guarda, nonno e Ma non nonna ci siamo sono stati però, simili. per ora. Ma secondo te ci Andiamo possiamo avanti. vedere? Non credo, Peppa. Siamo davvero molto lontani da loro. Mamma e papà, possiamo tornare presto al Castello Ventoso? Ma certo, Peppa! Sono felice che ti sia divertita a guardare attraverso il telescopio. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Boh, ci andranno una volta. Il Castello Aspetta, Ventoso è divertentissimo.
Guardando dal telescopio in cima, dal telescopio vedono vedere tanti posti, anche alcuni molto lontani. Cosa c'è? Ma la mamma ha detto di no. Vediamo. Aspetta. Mi vai dentro di nuovo. Cosa? Ah, allora dobbiamo andare in macchina. Ok. E ci saranno ancora i lavori? No. Hanno già aggiustata. Guarda che bravi. Sono stati velocissimi. C'era tutta la strada distrutta, l'hanno anche riasfaltata. È tornata a casa di Peppa. La casa di Peppa. Ciao, per dire di non. E perché? A casa. A casa. A casa. A casa. No? Non lo so, hai scegliato tu. Sì, andiamo a casa. Sopra c'è la. Ma c'è il poster di quattro... della Torre Ventosa. Stai dicendo papà. Sì, stavo vedendo Patata City. Questo è il mio papà. Perché non andiamo a salutarlo? E abbiamo già avuto una volta una mano, però. Dai, non c'è qualcos'altro di nuovo da fare. Perché non andiamo a trovare il esatto. E la nonna? Casa loro è poco più avanti. E lì? Proseguiamo sì. Su questa strada. Oh yeah, ho fatto bene, vero? Forse devi andare di là. Di qua. Vedi. Ok. Gli sporchi. Però vedi che hanno indossato le galosce. Però vi siete sporcate tutte. Dai. Dai, ma siete inzaccherati. Ah, ma vi siete inzaccherati. Ma tanto non è. Questa è la mamma Pig. Sì, mamma Pig. Ok. Però abbiamo giocato anche l'altra volta con qui noi. Ma non eravamo di qua, eravamo nell'altra parte. Ecco la casa dei nonni. Sì. Casa dei nonni. C'è la casa dei nonni. Questa è la casa del nonno e della nonna. Lo sappiamo, l'hai già detto. Il nonno è sempre nel suo giardino. E la nonna si prende cura delle galline. Questa ma in realtà il nonno non c'è adesso. Peppa si diverte sempre. Questa è la casa del nonno Pig, ancora. Vediamo, per provare. Dopo macchina. Polly, la pappagallina. Polly, questo sì, quando vero. Parli provi ti ripeto. Vediamo. Oh no, la ciotola di Polly è vuota. Sarà affamatissima. Perché non andiamo a prendere qualcosa per riempirle la ciotola? Ok. Non si sta. Ce l'hai su questa cosa della luce anche l'altra volta? Chi è? Oh. Chi è? Ciao signora Gallinella. Che cosa ci fai qui? Eccola. Benvenuti, Peppa. Ah, vedo che sei in compagnia. Ciao! Hai visto una gallina da queste parti? Sì, nonna! È appena scappata! Oh, cielo! Così non va! Come ha fatto a non vederla lei che è entrata mezzo secondo dopo la gallina? Che voi due potreste aiutarmi a trovare le galline mancanti? Non saranno andate molto lontano? Sì, certo, nonna! Le troveremo noi! Sembra che le galline della nonna ma siano insomma, abbiamo un sacco di roba da fare. Devi dare da mangiare a Polly. Riportandole tutte a casa. E trovare le galline. Dai, ma prendila. Dai, porta. Che chiuso, no. Dove devi metterla? Oh, Peppa, prendila. No, non la prende lei. Forse tu la devi mettere giù. O forse a sinistra? Cos'è l'orto? C'è nonno Pig. Di qua. Di qua dove? No, per me prova ad andare sempre di là. Eccola. Restano solo altre due galline. Ok, vai a prendere le altre due. Una l'abbiamo vista che era lì. Eccola. Grazie nonno Pig per darci una mano a prendere le galline. Grazie Peppa come al solito. La Peppa. Grazie. Manchi ancora una gallina all'appello? Sì, che manca, era davanti alla casa.
Sempre grazie a nonno Pig, lui sta vangando la terra. Dopo vediamo che cosa è che dobbiamo fare per il nonno. Eccola. Grazie Peppa, è dell'aiuto. Ma sempre grandissima Peppa, eh. Peppa, mi piace molto vedere come lavori tu. Non so perché non fa niente. Perché lei deve fare i cartoni per i bambini. Certo. È impegnata. Questa ecco è fatto. Adesso tutte le galline sono al sicuro. Grazie. Olè. A voi. Prego. A me. Sì, infatti a voi due. A te? Grazie. Nonno, questo a che serve? Oh, quello si chiama concime. È una fanghiglia speciale che uso per fertilizzare le verdure. Fai attenzione però, è molto puzzolente. Molto puzzolente. Che cosa significa fertilizzare, sì, nonno? Significa aiutare le verdure a crescere. Più forti e anche più deliziose. Perché è vero, provi a metterne un po'. Ah mamma, devi prendere un po' di concime. Sì, ma dagli però le... Scommetto che lo devi far tu, eh no, Zura, Zura, sì, devi andare nella montagna. Vedi? E poi devi. Oh, oh. Ottimo lavoro! Ora le piante cresceranno forti e sane. Grazie a te. Non grazie a Peppa. Altra? Non so se hai poi. No. Non viene messo praticamente niente. Che cosa stai facendo, nonno? Pianto dei semi per far crescere delle nuove piante in giardino. Volete darmi una mano? Sì, dai! Darmi una mano, quindi adesso vuol dire che anche Peppa lavora. Scegliete una delle piante del giardino. Secondo me. E prendete un suo seme. Qualsiasi pianta. Sì, Peppa. Quella che preferite. Le scegli? Ma io non so quale scegliere. Ho trovato. Perché non mi aiuti tu a scegliere? Aiuta Peppa e il nonno a far crescere una nuova pianta in giardino. Avvicinati a una delle piante e raccogli un seme. Così cos'è? Che cos'è? Avete preso un seme? Bravissima. Ben fatto. Ora venite e piantatelo qui. Ma bellissimo. Prima fate un buchetto. Poi metteteci. Ah, c'è proprio un buchetto fatto. Copritelo con la terra e innaffiatelo. E innaffiamo adesso. Perfetto. Ora qui il giardiniero è veramente perfetto. Tu, Peppa, ci vorrà molto tempo, nonno. Oh sì, le piante crescono molto lentamente. Ricordatevi di tornare ogni tanto per controllare quanto è cresciuta la nuova pianta. Ottimo lavoro! Hai piantato un nuovo seme nel giardino del nonno. Ricordati di tornare ogni tanto per controllare la crescita delle piante. No, dai, torna nella casa del nonno che poi finiamo la quarta parte. Bene ragazzi, la quarta parte di Peppa finisce qua, però adesso noi facciamo subito la quinta parte. Così, certo, perché così poi non iniziamo di nuovo da capo. Ti voglio bene. Ma anche io, amore. La prossima parte, la prossima parte partirà direttamente da qua perché togliamo la pausa e iniziamo. Quindi... vi ringraziamo per aver visto questo video, mettete like, campanellina, condividete, commentate e al prossimo video. Ciao! Ciao!